Ragazze, bentornate sul canale. Chiedo scusa per la mia messa non proprio eccellente, ma come sapete, normalmente tra un video e l'altro mi dedico alle faccende domestiche. Dopo aver steso i panni, pulito la cucina, sono qui a girare un altro video. Dopodiché, non so, forse attaccherò il bagno, vediamo. Ma veniamo a noi, come avete letto dal titolo, questo è il video dei prodotti maggiormente utilizzati in questo periodo. Normalmente faccio un change al termine del mese ed è un video che vorrei vada a sostituire il progetto smaltimento. Non che non sia ancora in corso il progetto smaltimento, ma semplicemente mi rendo conto che è un a parte ripetitivo all'interno del canale, perché i prodotti terminati li vedete nel video dello smaltimento e poi in seguito nel video dei finiti, ma soprattutto che è ovviamente non facilissimo terminare dei prodotti make-up, quindi il progetto smaltimento ha degli aggiornamenti abbastanza a rilento. Inoltre ho deciso di cambiare un pochettino il mio approccio a questo tipo di sistema perché mi sono resa conto che quello che mi piace maggiormente è trovarmi per le mani, sì, magari dei prodotti che sono arrivati al termine della loro vita, ma di non doverli cestinare con il rammarico veramente di non averli mai utilizzati o di averli utilizzati troppo poco o comunque non al pieno delle loro possibilità. Per questo motivo mi sono imposta mensilmente di ruotare alcuni prodotti in modo che non si verifichi più all'interno della mia makeup collection che alcuni prodotti siano stati cestinati o dati via senza che io gli abbia potuto dare le giuste possibilità per rendere al meglio. Inoltre ho notato che facendo questa cosa, soprattutto con prodotti tipo le palette, riesco da una palette a tirare fuori il meglio perché mi sforzo di utilizzare più colori e di creare dei make-up differenti di volta in volta, cosa che magari prendendone una a casaccio non facevo mai. Inoltre evito in questo modo la noia dell'utilizzare sempre e costantemente gli stessi prodotti. Iniziamo subito dopo questa rapida premessa, vi faccio vedere quello che ho deciso di utilizzare, diciamo di più, nello scorso mese. Inizio proprio dalle palette, nota dolente delle make-up collection di chiunque, perché troppo spesso si hanno appunto dei prodotti, magari anche molto costosi, che vengono utilizzati troppo poco. Ovviamente è capitato nell'arco di questo mese che in caso magari di un evento particolare o perché indossavo un abito particolare e volevo nella mia testa riprodurre un make-up che secondo me poteva starci bene, ho abbozzato anche ad altri prodotti, ma normalmente cerco di farmi bastare questi. Integro soltanto, adesso ve lo farò vedere con un'altra palette, ma anche con questa che adesso vi mostro, utilizzando magari delle cialde mono laddove nella palette manchino, a mio avviso, alcuni colori. Inizio subito. In questo mese ho deciso di tirare fuori una palette economica e una palette costosa e in particolare due palette con dei toni un pochino differenti. Sono andata a tirare fuori la New Nude di Huda Beauty, questa meravigliosa creatura. Eccola qua. Ho acquistato anche una sorta di dupe di questa palette che è la Neutral di Makeup Revolution. Fatemi sapere se per caso vi può interessare un video confronto fra le due palette. La New Nude di Huda Beauty è una palette molto costosa, molto bella, che ha fatto un grandissimo scalpore quando è uscita perché effettivamente vista in questo modo e dalle foto sicuramente non lascia indifferenti gli appassionati di make-up. Ha delle formule molto particolari che si riconducono soprattutto a questi tre colori e i soliti glitter di pressati di Yuda che si trovano in diverse palette. Viene introdotto per la prima volta un primer barra correttore all'interno della palette e appunto, come potete vedere, i colori sono per lo più rosati, malva, champagne e insomma comunque colori molto tenui che promettono un make-up delicato ma comunque con possibilità di dare verve con questi colori molto luminosi. A prima vista, come è abbastanza facile notare, mancano dei colori molto scuri, cioè il più scuro che andiamo a trovare è questo qui, il Love Bite, il Rave e il Tease. Ma io adesso vi faccio un attimo uno swatch di questi tre colori in modo che voi possiate vedere che poi in realtà a conti fatti
non sono così scuri. Quindi, per esempio, nel caso della New Nude di Huda Beauty, io ho incrementato questa palette utilizzando dei colori scuri che all'occorrenza potessero aiutarmi ad intensificare il make-up, quindi un marrone, soprattutto un marrone scuro, e poi un nero. Ho usato di più il marrone perché ci sta meglio con questa palette, però ho avuto bisogno di aiutarla con qualcosa accanto, e questa è stata una delle palette più utilizzate del periodo. Come vi ho detto, accanto ad una palette così costosa, ho voluto ritirare fuori una palette molto più economica, decisamente low cost, ma soprattutto una palette dai toni caldi molto molto più intensi. La sto utilizzando soprattutto adesso nel mese di settembre, perché per me sono dei colori prettamente autunnali. In estate me li vedevo un pochino di meno, ma in estate fondamentalmente proprio mi vedevo molto di meno con il make-up. Ancora, vedete, uso dei toni quasi impercettibili. Voi a video non penso neanche che li vediate, ma ancora non riesco a truccarmi in modo massiccio, almeno per quanto riguarda gli occhi. La palette in questione è una di quelle di Astra che io amo molto, ed è la Warm Temptation. Questa palette qua è una palettina molto semplice, sia nel pack, ma soprattutto nel costo. Questa è la palettina, è una palette decisamente dai toni caldi, anche se voi a video la percepirete sicuramente come un pochino più fredda di quello che in realtà è una palette dove in questo caso troviamo un colore un po' più scuro, che è questo, eccolo qua, ma anche in questo caso lo swatch poi vi rende un colore che una volta sfumato non è poi così intenso. Anche in questo caso a volte sono andata ad abbinare altro, ma normalmente lei se la cava perfettamente da sola, e mi sono resa conto che è una delle poche palette che fa tutto quanto da sola, perché ha anche il colore chiaro, che per me è imprescindibile, mentre con il passare del tempo andremo a incontrare palette che sono ben più disadorne rispetto a queste due, quindi più complicate da utilizzare in una routine quotidiana. A me piace molto, spolvera tanto, anche se riesco bene a dosarla, a gestirla anche facendo prima la base, che è la mia consuetudine, la mia abitudine. Difficilmente riesco a ricordarmi di fare prima gli occhi. È una palette che mi ha dato decisamente soddisfazione, e in questo ambito, utilizzandola tanto tanto, sono riuscita ad utilizzare moltissimo anche questi colori shimmer, che non è mia abitudine normalmente utilizzare al centro della palpebra mobile, perché io ho un occhio piccolo, quindi tendo quasi sempre a partire da uno champagne lucido, da un colore luminoso in quella zona, mentre mi sono sforzata appunto di utilizzare questi prodotti e mi sono resa conto che si può assolutamente fare. L'importante è la luminosità, non soltanto la chiarezza. Quindi, insomma, mi sono trovata veramente molto molto bene. È una palettina che costa poco, esiste in diverse varianti. Io ho voluto prendere questa calda perché sapete che mi piacciono molto i colori caldi, ma non escludo in futuro di acquistarne altre, perché veramente per il costo che hanno sono ottime. Come primer, me ne mostro uno solo. In realtà nel periodo estivo non ho utilizzato primer, ripeto, mi sono truccata pochissimo, mentre adesso ho ricominciato ad utilizzarlo, ne ho tirato fuori solo uno e sto cercando di utilizzare solo questo, perché il mio parere su questo prodotto è un po' ballerino, cioè con alcuni fondi mi soddisfa a sufficienza, con altri non mi piace, non si sposa bene. Sto parlando del Too Faced, il Primed Poreless Skin Smoothing Face Primer. Questo prodotto qui, ho ancora il pack secondario perché mi piace. Questo è il pack primario, come vedete, insomma, è sufficientemente utilizzato, non ancora lontano dal terminare, però è un prodotto che mi piace tanto, ha un pau di 12 mesi, e, cioè, mi piace tanto, vi ripeto, mi piace tanto con alcuni prodotti, molto meno con altri. Non ha un effetto poreless proprio di quelli che ti fa urlare al miracolo, ma a suo favore ha questa leggera colorazione. È leggermente rosato, e questo mi permette anche di avere una leggerissima correzione cromatica in alcuni punti del viso. Quindi, utilizzando questo prodotto, per esempio il naso, che io ce l'ho sempre un pochino arrossato, riesco a correggerlo a sufficienza e riesco in qualche modo ad evitare di dover fare delle ulteriori correzioni cromatiche al volto. Vi ripeto, sentito così è siliconico, ma c'è decisamente di peggio.
tempo, però appunto purtroppo con alcuni fondi si comporta molto bene, con altri non particolarmente. Sulla tenuta del fondotinta, devo essere onesta, non noto particolari miglioramenti, quindi sono un po'. Non so ancora dirvi esattamente se ve lo consiglio o meno, perché comunque costa parecchio. Quindi, se da una parte magari corregge abbastanza bene l'effetto dei pori dilatati, dall'altra non aumenta chissà di quanto la durata del fondo. Quindi, dovendo mettere un prodotto comunque del genere in viso, non ottenere entrambi i risultati non mi fa completamente impazzire. Vediamo ai mascara, ne ho utilizzati soprattutto due, uno poi lo vedrete a breve negli smaltiti. Sono due mascara di Avon, sono i due abbastanza recenti a livello di uscita. L'ultimo in uscita è sempre della marca ed è il Bing and Phenomenal Volume, questo qui giallo verde acido, e l'altro è il mio preferito, il Marc Bing ed Extreme, questo nella confezione arancione, che ormai praticamente è terminato. Cerco di finirlo cioè di utilizzarlo finché mi è possibile, ma a breve dovrò cestinarlo perché purtroppo la formula comincia ad essere abbastanza asciutta e non mi dà più quell'effetto wow che avevo da questo mascara. Questo lo trovo più sobrio, anche adatto a tutti i giorni, e per questo motivo lo uso senza particolari problemi. Inoltre ha uno scovolino piccolino che veramente è quasi impossibile macchiarsi con questo, ha delle setole molto fitte che pettinano benissimo le ciglia. Non noto un particolare aumento di volume che invece mi dà l'Extreme, cosa che è strana visto che invece il claim del prodotto parla proprio di volume. A me in realtà le pettina molto bene, le divide bene, le allunga anche, ma forse il volume è quello che percepisco di meno. Sono tuttavia dei mascara economici che ho utilizzato con piacere, soprattutto perché nonostante il caldo, nonostante gli occhi magari lacrimassero un pochino di più, non mi hanno mai macchiato, si sono fatti sempre tutta la giornata, non sbriciolano, e quindi per me questa è una cosa ottima. E poi è quello che fondamentalmente cerco in un mascara, perché quelli a effetto panda non mi piacciono proprio. Poi vi ho fatto vedere il primer, non vi ho però mostrato, scusatemi, questo me lo sono dimenticato, l'ho comprato non da tantissimo, mi pare che fosse maggio di quest'anno, è della Smashbox, il Photo Finish Hydrating Under Eye Primer. Ho provato a prendere questo prodotto che non è certo a buon mercato, anche se se ne utilizza un niente praticamente, con la speranza di combattere la secchezza del contorno occhi, soprattutto con alcuni correttori. Diciamocela tutta, quest'anno sono usciti tantissimi correttori full coverage, ma veramente che ti prosciugano l'anima. Non vi so dare neanche su questo ancora una valutazione, perché con alcuni si comporta sufficientemente bene, con altri non particolarmente, ed altri invece sembra aiutarli ad insinuarsi nelle naturali pieghe del contorno occhi. Non so ancora dirvi effettivamente se vale il prezzo che poi va a costare. Lo sto utilizzando, evito di utilizzarlo con correttori che proprio non ci si sposano bene. Non è il caso di quello che vi mostrerò tra poco, ma devo dire che non migliora la situazione nel caso di questo, per esempio, correttore che adesso vi vado a mostrare, perché come correttori ho utilizzato, dov'è l'altro? Solo questi due. In modo particolare ho utilizzato lui, che è di Wycon, il Liquid Conclair. Io non lo posseggo nella colorazione 101, che ha questo leggero pescato che mi aiuta anche a correggere quel poco di difficoltà cromatica che ho nel contorno occhi. Ho una profumazione divina, fa di bambola di bambino. Questo è un prodotto che ho cominciato ad apprezzare con il tempo, perché inizialmente non mi faceva impazzire, perché ha una texture veramente sottilissima, cioè non fa strato per nulla sotto al fondotinta, e se fissato bene con una cipria copre perfettamente le imperfezioni. Questo veramente sta quasi per terminare, infatti mi devo decidere a togliere la parte di plastica per cercare di capire a che punto è, e vi devo dire che non mi dispiace neanche sul contorno occhi, perché non è assolutamente full coverage, ma è uno di quei correttori che appunto non fa strato, quindi poi riesco comunque a mettere anche il fondotinta, e in condizioni normali mi è sufficiente, ma soprattutto non è perfetto, non è che vi ringiovanisce di 10 anni, ma quantomeno non ve li regala 10 anni nel contorno occhi.
occhi. L'altro prodotto di cui ho accannato clamorosamente nell'ultimo ordine, ma mi sono resa conto che con Revolution ho veramente dei problemi online per quanto concerne le colorazioni di fondi e correttori, è questo, appunto della Revolution, il Conceal and Define. Questo è quello classico, non è quello idratante, che magari ordineremo in un prossimo ordine. Mi aspettavo tanta secchezza da questo prodotto, vi ripeto, io ancora non l'ho utilizzato nel contorno occhi perché è un ordine abbastanza recente, quindi poco dopo l'arrivo del pacco di Revolution io mi sono abbronzata, quindi non era più il caso di utilizzare un prodotto che già di suo è quello con lo scovolino gigante. Ho toppato perché, come potete vedere, è chiarissimo, è un full coverage. Quindi oltretutto si vede anche abbastanza bene che è chiaro, perché allora ha un profumo orrendo, ve lo dico, passiamo da un profumo delizioso che è quello di Wycon a un profumo di tossico, chimico, vernice orrendo, perché è stato più utilizzato, perché comunque non mi andava di buttarlo lì nel cestino, ho voluto utilizzare la sua chiarezza e la sua capacità di fissarsi utilizzandola sulla palpebra, cioè io ho necessità di uniformare comunque la palpebra prima di andare con il make-up, non ho al momento, o almeno credo, dei primer occhi, non è un prodotto che amo molto, quantomeno riesco a sostituirlo facilmente con i correttori, ho tanti correttori da smaltire, per cui ho deciso di utilizzare lui per questa zona qui, e questo è l'utilizzo che ne ho fatto al momento. Aspetto di sbiancarmi ulteriormente per poterlo poi testare in altre zone del viso. Poi a livello di fondotinta, così terminiamo anche diciamo la base con fondotinta e ciprie, il più utilizzato del periodo proprio in assoluto sta per terminare, sto cercando di fare il possibile per finirlo prima che l'abbronzatura se ne vada completamente. Vi dico sinceramente, non ne posso più, è l'Avon Color Trend, questo qua è il Make Me Matte, io lo posseggo nella colorazione Natural, mi è andato benissimo praticamente per tutta l'estate quando ho utilizzato il fondotinta, era l'unica colorazione un po' più scura che avevo, erano questi e il Calming Effect, non ce l'ho fatta ad utilizzare tutti e due, ho quasi terminato questo per tutti i giorni, costa 4,50 euro, non mi voglio neanche lamentare, ha fatto il suo, ovviamente se stavate fuori con sto caldo, comunque sia durante l'estate, a un certo punto eravate un po' lucide, non ce la possiamo certo prendere con un fondotinta, tanto più se il fondotinta è da 4,50 euro, seppur viene venduto con un effetto matte non si può chiedere di più. Il calming effect praticamente non sono mai riuscita ad utilizzarlo perché è troppo aranciato, motivo per cui vedremo magari più avanti, non so se quando mi sbiancherò deciderò di provare a portarlo fino alla prossima stagione estiva per capire se è ancora utilizzabile o se è il caso. Probabilmente lo regalerò a una mia amica che lo può già utilizzare da subito in modo che non corra il rischio di andare, di andare nel cestino, essendo stato utilizzato pochissimo, però è veramente troppo arancione per me, anche per la mia abbronzata. In questo momento dove mi sto pian pianino sbiancando e soprattutto non mi andava più di avere una base troppo pesante, perché questo comunque sia un fondotinta con una copertura media, è un fondotinta un pochino più pesante in viso, cioè se si sente che sia in viso, si vede anche dalla consistenza. Adesso li mettiamo a confronto. Questo è, scusate, col fatto che è quasi finito, ecco qua, questo è il Color Trend, vedete, è bello cremoso, sta lì fermo in posizione. Ho cominciato a ritirare fuori, anche se ancora un pelino troppo chiaro, il Nude Matte, quindi sempre matte, SPF 20, il Fluid, questo qua della MAC. Io lo posseggo nella colorazione Shell, poi con le terre e tutto riesco a aggiustare quel mezzo tono di differenza che c'è, poi un pochino ossida, e come potete vedere la consistenza è completamente diversa. Questa che sta scivolando giù è il MAC ed è un velo, copertura leggerissima, veramente leggerissima, però è un velo in pelle, non si sente, ce l'ho su in questo momento, non mi dà quel fastidioso effetto appiccicaticcio che mi danno la maggior parte dei fondotinta, anche se fissati con delle buone ciprie, quindi avevo voglia veramente di una base che mi desse la sensazione quasi di non avere nulla in volto, e per questo motivo ho ritirato fuori il MAC, che si presta benissimo a questa cosa, e ho cominciato ad utilizzare lui. Ciprie ce n'ho un paio da mostrarvi, in realtà ne ho usata anche una terza, ma non tantissimo.
l'ho usata perché non mi trovavo benissimo questo a fissarlo con la prima cipria che vi mostro, che è la Nabla. Non ve la tiro fuori perché sapete chi mi segue che mi è arrivata frantumata da Sephora, e l'ho utilizzata proprio per questo motivo, perché quando ti arriva un prodotto così lo devi ricompattare, cioè ti prende a male. L'ho voluta usare subito perché già tanto la metà del prodotto se n'era andato sparso nella scatola. Quello che sono riuscita a salvare l'ho voluto utilizzare subito. Non mi piace tantissimo in combo con questo prodotto, mentre con tutti gli altri che ho utilizzato molto mi sembra che dia un effetto molto piallato al viso. Mi dispiace veramente tanto di non averla potuta utilizzare in condizioni normali, cosa che sicuramente farò perché mi è rimasta qua. Oltretutto, l'utilizzo che ne ho fatto, seppur da frantumata, praticamente mi è piaciuta, quindi mi rimane comunque il cruccio di provarla in performance piene. Mi è piaciuta tanto. L'altra cipria ve la mostro perché sta per finire, è questa della Clinique. Vedete, ne manca veramente pochissima. Io questo la consiglio sicuramente alle ragazze con la pelle grassa o a chi proprio detesta la lucidità del viso, ama una cipria molto asciutta, molto secca, in grado di fissare qualsiasi cosa. Io l'adoro, non è che mi prende benissimo, la uso in combo sempre con un'altra, proprio oppure quando un fondotinta è uno di quei fondotinta che rimane troppo percettibile, troppo grasso in viso, perché io questa quando termina è presumibile che la vada a ricomprare. Una delle mie ciprie preferite, come fissa lei, non fa flashback, a me piace veramente tanto questa cipria, quindi capite che è probabile che io la vada a ricomprare. Come setting spray, anche questo ci sta per abbandonare. Ho voluto terminare questo l'Hydrate and Protect Facial Mist, una novità di Avon, dell'Avon True. Mi sono trovata ad utilizzarla quest'estate, considerando che è un periodo un po' infame per le acque fissanti, ma anche un periodo in cui si usano tanto. Si è comportata sufficientemente bene. Io il lato idratante di questo prodotto non l'ho visto, come vi ho detto già nel video di presentazione, perché purtroppo c'è l'alcol molto molto presente. Lo sento a livello olfattivo e lo sento a livello di viso perché mi secca tanto il viso, motivo per cui l'ho utilizzata solo quando ero già truccata per togliere un po' la polverosità dal volto. In quel modo riuscivo ad utilizzarla, fissava abbastanza bene il make-up. Vi ripeto, non la riacquisterò perché io percepisco troppo l'alcol, però molto spesso si trova l'alcol in questo tipo di prodotti. Per le sopracciglia ho utilizzato, dato il caldo e la paura che la matita si squagliasse, il pottino di Avon nella colorazione Perfect Brown, scusate, nella colorazione Soft Brown a 12 mesi di PAO. Il prodotto è praticamente a questo livello di consumo, è praticamente secchissimo, ve lo faccio vedere. Vedete che non mi colora in modo particolare, ma sorpresa delle sorprese, in questo modo ho scoperto che ha praticamente perso il rossiccio che rilasciava la colorazione e che a me dava tanto fastidio, così non la percepisco più, riesco tutto sommato a farmele, anche se praticamente è arrivato quasi alla fine, ma sto cercando finché riesco di farlo scrivere. Non credo sia colpa del prodotto, nel senso che io ovviamente cercando di testare il più possibile l'ho aperto, poi l'ho accantonato per terminare altre cose, lui si è asciugato. Anche in virtù del fatto che non so perché, visto così, non hanno danni nel tappo né nella confezione, ma io ho sempre la sensazione, ragazze, niente, lancio tutto, che il pot non sia mai perfettamente chiuso. Non so per quale motivo, sarà difettoso il mio, quindi mi reputo responsabile, ma fino a un certo punto, purtroppo capita con i pot per le sopracciglia, si usa talmente tanto poco prodotto che non è così difficile che si asciughino, purtroppo, prima della fine del pottino stesso, soprattutto se usate più tecniche di riempimento. Poi, per quanto riguarda il viso, non mi sono voluta complicare troppo la vita e ho voluto prendere due palettine viso. Ho commesso un errore perché ne ho prese due dalle tonalità molto simili, e in particolare sono questa di NARS, bellissima, era un'edizione limitata che io per tanto tempo ho tenuto nel cassetto perché non trovavo il coraggio di utilizzarla. Poi mi sono dovuta arrendere al fatto che il pack non chiudesse neanche troppo bene, questo era proprio un difetto di fabbrica di quando l'ho acquistata. E niente, quindi l'ho detto, non si può ottenere un prodotto perché adoriamo l'aspetto estetico. Qui ha uno specchio che non vi sto a mostrare, queste sono le cialde all'interno, adesso sono anche rovinate, quindi non vedete più quella che era la bellezza del pack in origine. E l'altra è di Too Faced,
lo Sweet Peach Glow, questo che sicuramente in tantissime conoscete, ha sempre lo specchio su, la caratteristica profumazione molto chimica di Pesca, e questi sono i colori al suo interno. Come potete vedere, un pochino si assomigliano, cioè sono due blush che danno su comunque sia il pescato l'arancione, due illuminanti e due terre. Ovviamente qualitativamente tra la NARS e la Too Faced non c'è paragone, naturalmente un par di cavoli perché questa costa sicuramente tanto, ma questa non te la regalano certo con il cioè. E ragazze, uno degli acquisti più sbagliati della mia storia, non mi piace per niente, non mi piace la performance. L'avessi pagata 10 euro, fosse non so, di Essence, potrei essere anche soddisfatta, ma una Too Faced. E forse in casa Too Faced dovrebbero cominciare a capire che la performance vale quanto il pack, se non di più, e che quindi forse c'è qualcosa da rivedere. Il prodotto in assoluto che detesto di questa palette più di ogni altra cosa è la parte che dovrebbe essere il bronzing, questo qui. Parte una polvere talmente pressata che, boh, la colorazione, come potete vedere, è praticamente nulla, anche per me che non sono chiarissima. Potete stare lì col pennello 87 ore, in faccia vi ritroverete il nulla. Un pochino meglio il blush, che comunque non ha una performance e poi una durata eccellente, è molto molto chiaro, però sul blush ci stanno anche giorni in cui uno non vuole un effetto clamoroso. L'illuminante non è malvagio, ma neanche esageratamente buono, in quanto fa strato e di conseguenza macchia. È una schifezza. Non mi piace proprio, ragazze, la sto usando proprio in virtù del fatto che non mi va un giorno di prenderla per le mani e decidere che è giunta la sua ora senza averla utilizzata. La sto utilizzando, non mi esalta, non credo di essere l'unica al mondo, ci sarà chi invece la ama. A me non piace particolarmente. Discorso diverso per la NARS, vi ripeto, mi dispiace solo di averle prese in combo, ma volevo due palette viso similari per interscambiarle, perché seppure pure questa all'inizio ho detto no, non ci posso credere, due palette toppate, poi andato via il primo strato si sono fatte valere. Innanzitutto la parte dedicata al bronzing è il famoso Laguna, famosissimo, la sua fama probabilmente lo precede ed è bellissimo, ottimo, ottimo, ottimo per scaldare il viso, mi piace tanto, molto bello. E come potete vedere, bello power il blush. Guardate che roba! Ovviamente è dosabilissimo, bisogna farci un po' di attenzione perché se si preleva troppo prodotto, questo è l'effetto. E bello anche, devo dire, l'illuminante, anche se non è proprio una colorazione che io utilizzo tantissimo. Ora voi qui la vedete molto, io ho calcato tanto, ma è un rose gold, un rose champagne, che non sta benissimo con il mio incarnato, ma che è oggettivamente molto bello e molto più performante rispetto a quello di Too Faced. È mezz'ora che parlo, devo sbrigarmi. Per fortuna sono rimasti solo i prodotti labbra. I prodotti labbra più utilizzati sono in assoluto questa matita che è di Lepo, l'avevo trovato in un pacco preso in erboristeria. E questa colorazione qua l'ho utilizzata in prima battuta tantissimo con un prodotto molto utilizzato quest'estate, che è una delle tinte Le Macaron dell'Oreal. Spero di aver preso la colorazione giusta perché adesso vedrete un po' di giorni che l'ho accantonata. L'ho utilizzata tanto appunto con questa tinta, vedete, io l'ho passata vicino alla matita, si assomigliano molto. Tinta praticamente da la profumazione divina e dà la durata clamorosa. Ho utilizzato poi come altra matita, questa l'ho tirata fuori perché ha mille mila anni e poi è tutta mezza scardinata, mezza rotta. Questa matita che è la 553 Rose Bouillet di Christian Dior. Ve la faccio un attimo vedere, è perlatina, quindi non so neanche perché la comprai all'epoca e la sto utilizzando tantissimo, l'ho ritirata fuori perché mi piace molto molto con questa Cream Metallic Matte Liquid Lip di Avon, novità del precedente catalogo che io sto utilizzando tantissimo, mi piacciono, non mi seccano le labbra, durano abbastanza, sono facili da riapplicare. Questo è Rose Gold, uno dei miei colori preferiti. E trovo che quella matita non stia neanche troppo male con quest'altro che è invece il Metallic Bronze, che è quello che ho su oggi, che è quest'altro colore qua. Mi stanno piacendo veramente tanto e li sto utilizzando con molto molto piacere.
Ragazze, questi sono i più usati del periodo. Fatemi sapere se qualcuna di voi ne possiede alcuni o tutti e fatemi sapere se questo nuovo metodo vi piace di più rispetto al precedente. Ragazze, vi mando un bacio grande grande, grazie per esservi iscritta al canale e grazie per aver visto questo video. Un bacio, alla prossima!